padre lo sai perché si è ammazzato? No, non lo so, non ne ho idea. Perché c'aveva debiti, una montagna di debiti con noi. Le cose non gli andavano bene. So che aveva avuto giorni fa un momento difficile, che però è continuato. E così noi a poco abbiamo rilevato tutti i buffi che c'aveva e se li siamo caricati sulle spalle. Roba dei milioni. Perciò tutto quello che c'aveva è nostro. E siccome si è dato senza prima a Nampari, mo noi dovemmo ripianare. Finita la ciccia, si attaccava a tutto. Pure alle nervetti. Hai capito l'antifona? Io di mio, io non possiedo niente. Ah? Cominciamo male se mi dici cazzate. E la villa dove fai le feste non è tua. Possibile che in banca non c'è rimasto un cazzo? E i depositi? I titoli? Ma che paga per culo a me? Te do una settimana per lasciare la villa, portarci la macchina, la motocicletta e tutti i soldi che riesci a raschiare. Se non mi lasciate la villa, io come campo? Non posso farcela andare avanti. Ma vedi questa? Questa è la meglio parte. La testarella d'abbacchio. Per magnarla tocca scavare. Tocca succhiare. Scava per bene. Prima l'occhio. Poi la lingua. E poi il cervelletto. Qua a casa non gli piace a nessuno. Solo io l'apprezzo. Io devo lavorare. Io ho bisogno di lavorare. Poco a poco vedresti dirlo tutto. Col tempo. Tu vuoi tornare in pari con quel lavoro da frocio che fai? E quando affitti? L'anno d'ormai? Ma vattene, va, prima che mi incazzo veramente. Perché se non l'hai capito, sono cazzato nero con tuo padre. Sto scherzo non me lo doveva fare. Ma vattene, va, prima che ti faccio fare la fine della bacchio.